Oggi amici, buongiorno, mi sto inoltrando dentro un bosco di querce, molto fitto, qui ci sono delle querce secolari, veramente grandi. Mi sto inoltrando parecchio dentro perché voglio realizzare un appostamento per gli animali alto con la corda, come ho fatto già vedere in un video precedente. E vediamo se riusciamo ad osservare qualche animale, qualche bell'animale selvatico che passa da queste parti. Nel frattempo mi faccio il mio pranzo, oggi mi ho portato 4 salsicce, pezzettino di pane, inforchiamo e vai, facciamo un piccolo fuocherello, piccolo giusto per cuocere queste salsicce. E passiamo la domenica così, un posto veramente tranquillissimo, qui non c'è proprio nessuno, qui stai proprio sperduto, e il bosco è bellissimo, guardate. Zona di querce e faggi, e in molti punti sono quasi tutti faggi, in certi altri punti sono tutte querce, è un po', è anche un po' misto, alcune querce grandi ma proprio immense, tipo questa che è grande ma non è proprio di quelle esagerate che ci stanno in giro qui, questa già è grandissima. È una bella quercia, ma ce ne so 4-5 volte più grandi di questa. Gli alberi per realizzare l'appostamento con la corda qui non mancano di certo, la fauna non manca di certo, quindi vediamo se riusciamo ad avvicinare qualcosa. Bene, se no abbiamo fatto comunque un'esplorazione in tranquillità, la mia solita escursione, diciamo passeggiata. Qui non c'è una meta da raggiungere, una cascata, una navetta, qui è un panorama boschivo, e il bello è questo, passa una giornata veramente semplice ma allo stesso tempo veramente rasserenante. E in tranquillità, veramente in pace, si sentono solo gli uccelli, a parte qualche cinghiale che ogni tanto scarozza di qua e di là. Vediamo se riusciamo a filmarne qualcuno dopo, e del resto è veramente tranquillo. Dai, state con me, una bella passeggiata. Qui molto probabilmente c'è una tana. Scavata sotto sta radice d'albero caduto. Vedete, questo è un grosso albero, guardate che tronco, una grossa quercia che sta così in caduta, così. Ormai da tempo, e sotto qualcuno ci ha fatto la casetta. Cinghiali.
cinghiali piccoli. Sono scappati e non ho visto la madre. Eccolo. Al centro dell'immagine, dietro quell'albero al centro, si sta allontanando. Si vede malissimo, ma non mi posso avvicinare. Ci hanno tantissimi cuccioli al seguito. È molto rischioso. Ne sono partiti una marea da qui, stavano tutti indietro, per fortuna quelli grandi stavano avanti. È appena passato un branco di cinghialetti, fortuna che i grandi stavano avanti e non mi hanno visto. E in lontananza l'ho visti. Ma in mezzo a tutti questi alberi la ripresa è venuta malissimo. Credo che mi apposto proprio qui adesso, mi accampo proprio qui. Non so se lo sentite, ma in lontananza si sente i cinghiali piccolini che strillano. Si sente lontanissimo, ormai. Ok ragazzi. Dopo sta passata di cinghiali che purtroppo non sono riuscito a filmare bene, ho fatto vedere qualche spezzone filmato tutto appannato perché comunque ho ingrandito il più possibile perché la vegetazione qui è un po' scuro, il telefono illumina un po', sembra più giorno di quello che è, la vegetazione è fitta, i cinghiali sono scuri e quindi si vede ben poco, bisogna proprio fare una zoom da bella grande, quindi sgrana tutto. Adesso vediamo, ma posto proprio qui adesso, metto le corde alte, ma campo qui, poi ne farò da mangiare qui e vediamo se da qui a stasera magari ripassano.
bagnato. Vediamo dentro. La parte interna sembra abbastanza asciutta, vediamo. Riusciamo a fare un'isca. Uno spiraglio di sole, fino a mo' ha piovuto, ma il tempo non promette bene. Legna è tutta bagnata, quindi cercando di recuperare quella asciutta sugli alberi, attaccato sugli alberi o non per terra, sembra che piano piano ce la dovremmo fare.
Adesso non faccio altro che aspettare un pochino che prende. Adesso lo sposto un po'. Con lo zeppo lungo le possiamo avvicinare e allontanare dalla fiamma. Ce lo possiamo spostare come vogliamo. Vuole un po' di pazienza, stai un po' presso, però si fa. Se non ci abbiamo la graticola. Oppure possiamo far così. Qui ho fatto il mio intreccio, fa l'appostamento, è alto più di 3 metri, eccolo. Qui sopra ci sto seduto alla grande, questo è un ceppo dove ci si può arrampicare benissimo senza nessuna scaletta, ci si arrampica bene qui, ci sono parecchi intrecci e si arriva lassù. Quindi oggi neanche scaletta. E a 3 metri sono ancora meno visibile perché qui è proprio fitto poi di rami. Poi c'ho il telo mimetico, c'ho un poncio mimetico, mi metto quello sopra, quindi sto veramente mimetizzato al massimo. E deve solo capitare la fortuna che passano qui sotto, che passano in zona, e che, no, che altro può darsi che sentono che è stato fatto un fuoco, può darsi che non si avvicinano, però devo mangiare, e quindi dai, speriamo da vista qualcosa, se no mi sono fatto la mia escursioncina in pace e tranquillità, che va benissimo così. Credo che siano anche già ben cotte. Che ne dite? Tra poco ve lo togliamo. Ecco, ho preparato prima di fare il panino, ho preparato già il giaciglio a 3 metri e più, zaino, e
vabbè, quello è un maglione che poi metto sotto. E adesso ci prepariamo il panino qui. Come vedete. Salsicce sono pronte. Pronte, qua sembrano rosse ma sono cotte. Il pane scotta. Ecco qua. Vedi che bel paninozzo? Dai. Poi c'è un altro panino, ci metto queste. Adesso le alzo. Ok ragazzi, panino fatto, poi facciamo l'altro. Ecco qui, siamo sull'appostamento a più di 3 metri da terra, completamente mimetizzati. Adesso mi copro bene, prima mangio. Vediamo se passa qualcosa, se no stiamo in santa pace. Di salsicce qui dietro stanno aspetta al turno loro. Dopo sto panino ne famo un altro. Ragazzi, sto comodissimo e mimetizzato. Adesso in poi faccio silenzio. A dopo. Thank you.
stata una volpe, ma sta parecchio distante. Per il momento ancora niente, ma io sto aspettando. Vediamo, tanto è presto. Mi riposo. Anzi, mo' bevo pure un caffè, che mo' so portato caldo caldo. Ragazzi, oggi non è passato niente qui sotto, però sono stato bene, ho passato un pomeriggio tranquillo, ho mangiato, mi sono fatto un bel giro in escursioncina e sono stato in santa pace fino adesso, sotto il fischio degli uccelli, stavo bene. Quindi mi accontento qua, poi se non ho visto passare niente, non è assolutamente passato niente, una volpe da lontano, ma l'ho vista a occhio nudo così, ma non si è avvicinata tanto da poterla riprendere. E vabbè, sarà per la prossima volta, tanto ogni tanto faccio sti appostamenti. Ho comprato un'amaca gagliardissima che poi ve la presenterò. Alla prossima, ragazzi.